Francesco ha cercato il perdono di Rosy, ma lei, nonostante l'amore, inizialmente appariva irremovibile. Questa è stata l'ultima storia di C'è posta per te che ha appassionato il pubblico. Maria De Filippi, infatti, ha abbandonato lo studio per parlare con la moglie, che aveva richiesto di poterle parlare. Francesco e Rosy, nonostante i ripetuti tradimenti di lui, hanno anche due figli. Lei, dopo aver parlato con la conduttrice nel dietro le quinte, è tornata in studio, decidendo di perdonarlo. Sai che la mia vita senza di te non ha senso. Sai che ragiono con la mia testa. Nonostante quello che hai fatto, non ce la faccio a lasciarti fuori dalla mia vita perché ti amo, non ho mai smesso di amarti in questi mesi e poi lo faccio anche per i nostri figli, ha ammesso la donna che ha voluto regalare una seconda possibilità al marito Francesco. Marito e moglie dopo l'apertura della busta si sono baciati in maniera passionale, chiudendo il programma con l'avvertimento della Queen nei confronti di Francesco. Non lo farò più, ha assicurato lui in lacrime. La storia di un tradimento. La prima puntata di C'è posta per te 2019 si conclude con la storia di un tradimento e la richiesta di perdono da parte di un uomo, Francesco, per sua moglie, o ex, Rosella. La donna ha deciso di lasciarlo dopo 6 anni insieme e 2 figli. Tutto a causa di un tradimento da parte dell'uomo con una donna rumena, conosciuta su Facebook. Maria De Filippi racconta la storia tormentata di questo amore che parte, appunto, con la conoscenza tra Francesco e l'altra donna. Da questa conoscenza è nata una relazione, durata 4 mesi e poi scoperta da Rosella. Nonostante il dolore e la delusione, Rosella ha però deciso di perdonarlo. Tutto però cade nel vuoto quando, a causa di un errore di lui, Rosella viene a scoprire che la frequentazione tra Francesco e l'altra donna non è affatto finita. Il padre di Rosella si oppone a L perdono, lei però a causa di una telefonata non riattaccata, Rosy ha ascoltato la chiamata fatta da suo marito Francesco con la donna rumena, chiamata da lui amore. Da lì, la donna ha deciso di chiudere per sempre con lui, nonostante il grande amore che ancora prova. Lui arriva a C'è posta per te per chiedere scusa non soltanto a lei ma anche a suo padre Franco. Lei però è molto titubante, come faccio a fidarmi di lui? Io ho vissuto un incubo quest'anno, lui cerca di convincerla non potrei mai essere come prima. Io ti amo. Tu sei la mia vita e hai visto come mi sono comportato in questi 2 mesi, e aggiunge, se non ero convinto non ero qua. Il padre della ragazza si oppone a questo ritorno di fiamma e Rosella, nonostante sia innamorata di lui, decide di non aprire la busta. Così esce ma poi ecco il colpo di scena, lei chiede di parlare con Maria, ammettendo di non sapere se abbia fatto o meno la scelta giusta. Alla fine torna in studio e lo perdona, aprendo la busta. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.